Salve a tutti e ben ritrovati. In questa breve sessione vorrei parlarvi dei vincoli predefiniti, che sono uno strumento assai comodo per agevolare, ma anche per velocizzare, il montaggio di componenti in assieme. Vorrei illustrarvi i vari tipi, i vari livelli di predefinizione dei vincoli di montaggio, con un esempio che ci permetterà di costruire una piccola trasmissione a cinghia. Quindi andremo a inserire le pulegge e la cinghia di trasmissione su questi due parti terminali di alberi. Per illustrarvi sostanzialmente i vari livelli di predefinizione di vincolo, partirei dal componente senza vincoli predefiniti, per cui trascinandolo all'interno dell'assieme e non ho alcun tipo di snap, quindi di possibilità di preaccoppiamento. Questo in qualche modo è bypassabile se utilizziamo invece il montaggio direttamente del componente all'interno di un assieme, quindi aprendo le due finestre e trascinandolo, però prendendolo direttamente da una geometria di tipo assial simmetrica che è già predisposta dal sistema per avere un'automazione. In questo caso però si tratterebbe di una cosa particolare, mentre il caso più generale è quello in cui noi inseriamo questo componente o dal comando di inserimento oppure dal task pane o tramite una libreria. Vediamo dunque le funzionalità e i vari livelli di vincoli predefiniti utilizzando intanto una libreria in GeoWorks che ci consente di predefinire, di avere degli elementi con dei vincoli predefiniti e con vari livelli di predefinizione. Inseriamo innanzitutto la puleggia, quindi una puleggia di tipo SP, e notiamo come il sistema mi snappa automaticamente un vincolo di concentricità a cui diamo il consenso e procediamo con la scelta del nostro componente. In questo caso modifichiamo solo il numero di cinghie, che sarà 3, e lo utilizziamo come componente indipendente perché immaginiamo di volerci fare delle modifiche e quindi di non avere il componente in sola lettura come un componente tradizionale di libreria. Stessa operazione la facciamo sul secondo albero e quindi anche in questo caso abbiamo il vincolo semplice predefinito che ci consente di fare l'accoppiamento concentrico. E scegliamo anche qui il numero di cinghie pari a 3 e questa volta il diametro primitivo lo impostiamo a 180, ugualmente alla volta precedente, e salviamolo come componente indipendente in modo da avere la possibilità di modificarlo. Allora, intanto andiamo a definire correttamente i vincoli di montaggio, per cui tramite lo strumento di vincolo selezioniamo il punto medio dell'asola della linguetta e andiamo a stabilire con un collegamento multiplo l'allineamento delle pulegge. Quindi esplodiamo la puleggia e utilizziamo il piano di simmetria e il piano di simmetria anche per l'altra puleggia. Ora ho perso l'allineamento predefinito e quindi lo vado a ricostruire. Scusate, lo ricostruisco da capo in modo da poterlo rifare correttamente. Quindi scegliamo come elemento di partenza il punto medio, scegliamo come vincolo multiplo i due piani di simmetria delle due pulegge. In questo modo avremo allineato in un sol colpo entrambi gli elementi. Il sistema ha la possibilità di traslare volutamente perché l'interasse è definito poi dalla lunghezza della cinghia, che è una lunghezza commerciale, pertanto il suo valore preciso sarà definibile solo una volta montata la cinghia. Gli elementi sono modificabili, come detto in precedenza, quindi possiamo o sfruttare già delle feature predefinite, quindi andare a rimodellare con ciò che abbiamo già la nostra puleggia, oppure possiamo effettuare tale operazione direttamente come modifica diretta e indipendente sul componente. Eseguiamo diciamo, qualche rimaneggiamento anche in quest'altro elemento, questo diametro è 40, quindi portiamo a 40 anche il diametro interno della nostra puleggia. Volendo possiamo anche
rimodellare il nostro elemento in modo più significativo, anche se questo non è alla fine di utilizzo pratico, perché poi le pulegge ci interessa che siano delle dimensioni corrette più che della forma corretta. Trattando un tema relativo ai vincoli, completerei comunque la trasmissione assegnando un vincolo di trasmissione meccanica. Quindi clicchiamo sui due bordi che sostanzialmente definiscono il rapporto di trasmissione, che però noi andremo a modificare perché sappiamo di doverci riferire ai diametri primitivi e non a quelli esterni della puleggia. Questo sarà il reale rapporto di trasmissione. Possiamo vedere l'accoppiamento al lavoro ruotando la prima puleggia, la puleggia motrice. Passiamo dunque a vedere il secondo livello di predefinizione del vincolo, in cui non vi è il suggerimento solo di uno dei vincoli, ma l'accoppiamento completo dell'elemento. Trascino la cinghia e rilasciando il mouse vedo che la cinghia va a assestarsi perfettamente nella posizione finale. Ovviamente in questo caso dovremo assegnare le dimensioni per completare l'operazione, quindi la puleggia condotta 180 e la lunghezza che prendiamo tra quelle predefinite 8,50. Anche se per fare un vero calcolo e per fare la valutazione geometrica andrebbe avviato lo strumento di calcolo, però siccome questa sessione riguarda gli accoppiamenti predefiniti, la tralascio. Quindi abbiamo montato la nostra cinghia sulla puleggia. Per completare l'operazione basta assegnare una concentricità tra una faccia sia simmetrica della puleggia e quella della cinghia. In questo modo abbiamo completato il collegamento, anzi completiamo il tutto impostando anche il numero di cinghie pari a 3 e abbiamo ottenuto la nostra trasmissione praticamente completa. Per comprendere come il sistema sia riuscito a interagire assumendo il vincolo predefinito della cinghia come vincolo corretto per l'assieme, basta aprire il componente, in questo caso la puleggia, e vedere che negli accoppiamenti predefiniti c'è un tipo di accoppiamento di default e un tipo di accoppiamento beltmate. Questo tipo di accoppiamento lo ritroviamo anche all'interno della puleggia. Della cinghia, scusate, essendo un componente di libreria ci chiede di non fare modifiche. In questo caso il vincolo predefinito ha esattamente lo stesso nome, oltre ovviamente ad avere la stessa definizione, ovvero una definizione che riguarda un piano di simmetria, quindi piano mediano della cinghia, e una faccia asimmetrica che viene impostata in modo concentrico. Con questo tipo di impostazioni il sistema riconosce all'inserimento lo stesso vincolo sia da una parte che dall'altra e automaticamente l'associazione è completa. Questo non sarebbe successo utilizzando invece dei componenti in cui uno solo ha il vincolo predefinito. Ad esempio, inseriamo la puleggia senza vincoli di riferimento. Proviamo ad agganciare una cinghia trapezoidale. Vedete come il sistema non riconosce il vincolo, anche se le facce e la geometria sostanzialmente potrebbero già di per sé essere funzionali per il collegamento, ma non avendo il vincolo predefinito, il sistema non funziona. Per bypassare il problema, lo andiamo quindi a creare. Dallo strumento di geometria di riferimento utilizziamo il vincolo predefinito per l'accoppiamento e, cosa fondamentale, diamo lo stesso nome. Solitamente l'accoppiamento riesce a essere garantito anche se non ha lo stesso nome, però non è una cosa che è garantita al 100%, per cui è buona norma, anzi fondamentale, stabilire lo stesso nome tra i vincoli. Come geometria di riferimento prendiamo il nostro piano destro,
e assumiamo di avere un vincolo di coincidenza. Come geometria, come vincolo secondario, la faccia concentrica e assumiamo appunto un vincolo di... la faccia sia asimmetrica, assumiamo un vincolo di concentricità. L'ordine è importante perché il sistema andrà a riconoscere quando trova il vincolo predefinito con lo stesso nome e la corrispondenza tra le varie entità primarie, secondarie e eventualmente terziarie. Salviamo il componente, rientriamo all'interno dell'assieme e a questo punto possiamo vedere che inserendo la cinghia il sistema lo riconosce direttamente. Siccome non avevo vincoli di fissaggio dell'elemento, il sistema lo ha spostato sostanzialmente, quindi reimpostiamo gli stessi dati o anche mettiamoci un valore diverso questa volta per la puleggia condotta che può essere 250 e la lunghezza della cinghia 1650, tanto per ottenere un componente diverso. Riassumiamo dunque in ultimis i vari livelli di vincolo predefinito, in cui abbiamo un vincolo di semplice riferimento per il montaggio. Per esempio, apriamo la puleggia e facciamo riferimento al vincolo predefinito di default, che ci consente all'inserimento, laddove non fossero presenti altri oggetti con un vincolo beltmate, di avere comunque la possibilità di un vincolo predefinito. E ricordiamoci, questo è successo all'inizio quando abbiamo inserito una puleggia e il sistema ha riconosciuto un vincolo di concentricità. E successivamente abbiamo inserito una puleggia invece che ha un vincolo predefinito con lo stesso nominato allo stesso modo della cinghia e quindi in questo caso abbiamo bisogno di un secondo vincolo predefinito che faccia riferimento esattamente a quell'altro vincolo per la corrispondenza. Poiché la cosa non si suppone analoga per la cinghia che deve essere solo montata calettata sostanzialmente su una puleggia, scusate, il vincolo predefinito per la nostra cinghia sarà esclusivamente il vincolo beltmate e non ci sarà bisogno di usare anche un secondo vincolo predefinito che sarà di ausilio per il montaggio su altri componenti. Quindi, diciamo, con questo esempio io avrei terminato l'illustrazione sui vincoli predefiniti. Come sempre, mi auguro che sia stata in qualche modo di vostro interesse e al solito vi aspetto alla prossima. A presto!